Pums ieri è stato oggetto di diverse critiche da parte dei commercianti, ma anche l'opposizione, insomma, non è molto soddisfatta e convinta della bozza presentata al Comune. Sì, in una maniera anche irrituale, perché la logica e anche la correttezza amministrativa avrebbe voluto che prima si facesse una commissione, si esaminassero i documenti da parte del Consiglio e poi ci si aprisse alla città. Invece qui si è invertita la cosa e non è assolutamente corretto. Un'altra scorrettezza è il fatto che la proposta di questo PUMS venga fatta dalle società che gestiscono i parcheggi a Teramo e quindi prevedono di fatto una chiusura totale del centro storico, anche l'istituzione di una zona a traffico limitato nel quartiere della stazione, nella zona tra via Fonte Regina, via Roma, Viale Crispi e via Po, questo quadrilatero così importante all'esterno della città. Io direi che poi un PUMS a Teramo, che è il piano urbano della mobilità sostenibile, non serve e non è necessario. Infatti la legge lo prevede per le città al di sopra dei 100.000 abitanti, quindi una città un po' medio-grande, puoi anche chiudere una parte. Chiudere a Teramo il centro storico significa chiudere ancora di più, perché è già chiuso e non ci sono dei problemi di inquinamento. Tra l'altro in questo documento vengono esaminati gli inquinamenti e i flussi di traffico all'esterno del centro storico. E dopo si chiude il centro storico, che non ha né inquinamento né traffico, anche perché Teramo, per la sua conformazione orografica, essendo tra due valli con delle colline intorno e molto verde nella zona vicino alla città, non presenta i gravi problemi che può presentare in altre situazioni una città grande, 100-150 mila abitanti. Lei, quindi, che è stato assessore al traffico, che idea? Io credo che a Teramo serva proprio il contrario, serva rivitalizzare il centro. Molti edifici, noi siamo ancora in una fase di ricostruzione dal terremoto. Pensate che anche il comune non c'è più in centro, perché l'edificio è da ricostruire e i lavori si attardano. Quindi il comune è trasferito, molte scuole sono chiuse, molte funzioni non ci sono, edifici privati in abbandono, cantieri che sono presenti e pochissimo flusso di persone in città. Quindi a che serve chiudere? Veramente mi sembra una cosa punitiva e che si basa soltanto su degli stereotipi che non si adattano a una dimensione della realtà teramana, con i problemi di Teramo. Non esistono più i bus navetta, non ci sono modalità di scambio tra i vari metodi di circolazione, quindi vedo proprio che non è stato assolutamente centrato l'obiettivo di rivitalizzare Teramo e restituire alla provincia e all'Abruzzo il suo capoluogo.